Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui con noi questa sera, è un piacere avervi qui a MaxiL'Aquila all'interno di questa sala che come vedete è allestita al momento con quest'opera numero cromatico. E vi invito a tornare a MaxiL'Aquila per visitare la mostra di Orio Notturno. Sono particolarmente felice di questa iniziativa perché si inserisce all'interno di una collaborazione consolidata. Ringrazio il Presidente dell'Accademia di Belle Arti, Rinaldo Tordera, responsabile amministrativa Paola Spezzaferri e appunto questo rientra nell'ambito di una serie di collaborazioni che MaxiL'Aquila fa con l'Accademia. Siamo felici di presentare oggi il volume, il catalogo legato alla mostra Ascoltavo una musica rivoluzionaria del direttore dell'Accademia di Belle Arti, Marco Brandizzi, che ringrazio, e in realtà cedo subito la parola perché ascolteremo appunto questi temi che sono legati al contemporaneo e che hanno appunto una complessità che ci sarà raccontata attraverso le immagini. Ringrazio la moderatrice Roberta Melasecca e Maurizio Coccia, critico e curatore e direttore di Palazzo Lucarini Contemporary, dove si è svolta la mostra. Quindi vi ringrazio e buona serata a tutti. Benvenuti a tutti, buonasera. Allora, qui siamo oggi per presentare, come diceva, il catalogo della mostra di Marco Brandizzi che si è svolta a Palazzo Lucarini Contemporary di Trevi nel luglio 2022 e che raccoglieva le opere di Marco dal 2001 al 2022. Leggendo il catalogo, che ecco, qui ne abbiamo alcune copie. Con i testi di Maurizio Coccia, del curatore, e di Mara Predicatori, mi sembravano interessanti un po' ad approfondire insieme alcune tematiche, alcuni temi. E leggo proprio una parte proprio del testo di in cui, parlando appunto della ricerca artistica di Marco Brandizzi, afferma che l'arte è la risposta a una domanda che si codifica sempre in istanze sociali, politiche e soprattutto in istanze etiche, e che quindi l'azione artistica di Marco è legata al dibattito culturale contemporaneo. Quindi l'arte come rappresentazione della realtà e l'artista come megafono della realtà, però non esposta in modo didascalico, ma in modo metaforico, in modo anche simbolico. Maurizio, se ci puoi approfondire un po' questa parte del lavoro che hai preso in considerazione in questo testo, come curatore della mostra. Sì, allora, buonasera. È un tema cruciale, non semplicemente della ricerca di Marco Brandizzi, ma anche del modello di arte che cerchiamo di proporre all'interno della nostra accademia. Quindi ti ringrazio per la domanda perché per noi è fondamentale. Allora, sì, metto soltanto un po' in sordina il termine di megafono della realtà che mi piace vedere l'artista più come un mediatore simbolico della realtà. Io credo che l'indirizzo di un'azione artistica abbia necessariamente, inevitabilmente, una ricaduta nella vita reale, sempre e comunque. Il fatto che poi Marco Brandizzi non parta da una riflessione formale, ma dai dati del contesto, da ciò che ci circonda, da indagini, allucinazioni, indignazioni è fondamentale. Però ecco, tengo anche a precisare che l'aspetto ideologico o nella peggiore delle sue ipotesi
propagandistico è lontanissimo da Marco Brandizzi. È uno spunto di riflessione di un intellettuale, un uomo del proprio tempo, che mette in prospettiva la storia, l'attualità, attraverso un mezzo espressivo che è eterogeneo, che non è cristallizzato su un medium, cioè su un mezzo preciso, ma per raggiungere uno scopo e andare oltre la realtà e renderla, appunto, come scrivo poi poco più avanti del pezzo che tu hai citato, sublimarla, cioè trasformarla di status in qualcosa che diventa simbolico e quindi condivisibile da tutti. Grazie. E Marco, sempre leggendo il testo, ma anche vedendo le opere in mostra, esce fuori che, appunto, la tua ricerca artistica ha un forte contenuto narrativo. Maurizio enuncia tre parole: spazio, tempo, morale. Se ci spieghi un attimo meglio queste tre componenti. Sì, sì, penso che siano, ecco, tre aggettivi estremamente importanti: spazio, tempo e morale. Ecco, l'aspetto morale, etico, devo dire, per me è estremamente importante, ma non nel senso, come dire, retorico di questo termine, ma nel senso della, in qualche modo, pulizia del pensiero. Pulizia del pensiero, che non significa, appunto, un pensiero didascalico, ma complesso. Significa un pensiero complesso che cerco in qualche modo di raccontare attraverso queste opere. E la parola in tutto questo svolge un ruolo fondamentale per me. Anzi, direi proprio che senza la parola, in qualche modo, non ci sarebbero proprio i miei lavori. Probabilmente non avrei fatto l'artista, se penso anche un po' ai primi lavori, che sono partiti da una riflessione di uno scritto di Elio Vittorini. Io ho scelto, nell'introduzione di Conversazione in Sicilia, io ho scelto i luoghi della Sicilia semplicemente perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome Persia, ma un luogo vale tanti luoghi. Ecco, da questo meccanismo in qualche modo è partito un po' tutto il mio pensiero, che poi è continuato su questa strada, perché da questo pensiero poi sono nate le opere legate al non luogo, che non è quello di Marco Auger, ma è il luogo proprio della mente, cioè il non luogo, perché in qualche modo è dalla mente che nasce no? Il pensiero, e poi si trasporta nella materia, nella forma, ecco, questo processo che trovo per me in qualche modo straordinario e sempre sorprendente nel mio percorso. Sulla parola, ecco, entrare nella parola, ecco, questo è l'altro aspetto fondamentale. Voglio dire, quando si pensa all'uso da parte degli artisti di uno scritto, ecco, si pensa immediatamente all'arte concettuale. Ecco, per me non è solo un concetto, ma anche un fatto estremamente fisico. Non a caso le parole che sono nella struttura, come dire, nel manoscritto, chiamerei, insomma, dell'opera CNC Machine, e le parole sono costruite con la greta. Sono tridimensionali. Allora, entrare dentro la, dentro la B, dentro la C, ecco, quindi la singola lettera, ecco, un atto secondo me estremamente, estremamente importante, che dà maggiore spessore alla parola. Quindi questo. Grazie. E quindi continuiamo sul tema della parola. E anche sul testo di Mara, Predicatori, che vi sollecito a leggere, sia quello di Mara che di Maurizio, all'interno del catalogo, Mara mette in evidenza questo, cioè il potere della parola, che è capace di non nominare le cose ma di farle apparire. Maurizio. Sì,
La parola, al di là degli aspetti di contenuto semantico, è anche un segno. E nel caso specifico del lavoro di Marco è un segno plastico. E quindi partiamo dal contrario, quindi non è interessante esclusivamente l'aspetto semantico di senso, ma è questo modo di incidere, di modificare e a quel punto dare forma a quel microcosmo che in quel momento specifico rappresenta chi legge. Infatti io preferisco parlare di morale piuttosto che di etica, cioè c'è una differenza, diciamo così, minima, più da specialisti che altro, cioè vengono usati come sinonimo, però più che dare delle definizioni sul bene e sul male, quello che ci viene, secondo me, proposto dal lavoro di Marco Brandizzi è quello di una richiesta di assunzione di responsabilità, cioè della consapevolezza che nel momento stesso dell'espressione della parola tu hai in mano un potere. Quindi quel potere è un potere retoricamente distruttivo o costruttivo, ma in ogni caso è qualcosa che ti appartiene, cioè quindi il discorso di appartenenza, di individualità. E non è un caso che, ritornando a quello che chiedevi prima, cioè il fatto della narrazione, la narrazione è un modo per creare dei valori, per incidere sulla vita personale delle persone e quindi per modificarle. E allora, che si tratti di parola o che si tratti di un'immagine che poi suscita una riflessione comunque nel nostro cervello verbale, a quel punto, ripeto, ritorniamo alla tua domanda, cioè sì, intervieni, crei e dai forma. In questo senso credo che sia piuttosto evidente, cioè voglio dire, l'aspetto manifatturiero, artigianale del manipolare la materia, che per Marco Brandizzi è fondamentale, non è un'ostentazione virtuosistica, è proprio un modo per dimostrare nei fatti, non soltanto tramite la teoria, questa capacità di modificazione del mondo. Grazie. Io mi rifaccio sempre a questi testi, perché di solito sono un po' trascurati i testi critici dei curatori, e invece sono molto importanti per comprendere il percorso di un artista, perché sono delle finestre che si aprono e da cui noi possiamo accedere per avvicinarci al lavoro degli artisti. E quindi continuo a leggere un tratto sempre di Maurizio, in cui lui mette in evidenza come l'arte agisce per la piena attuazione di ogni esperienza esistenziale, considerata però nella precarietà del suo fluire. Quindi l'esistenza non come valore assoluto, come elemento immutabile, ma come qualcosa che ha in se stessa una vulnerabilità, una precarietà. Sì, la precarietà è dovuta anche al fatto di come l'artista in qualche misura legge la realtà. La può leggere sostanzialmente in due modi, o conquistando uno spazio, oppure viaggiando nello spazio, camminando nello spazio. Io identifico un po' due figure, no? Come Cristoforo Colombo, no? Che conquista, e Marco Polo che viaggia e prende e acquisisce, diciamo, e dà cultura. Ecco, io questa seconda visione trovo che sia la più interessante. Per me veramente è viaggiare continuamente, è cercare e trovare appunto questi elementi che poi sono utili per costruire in qualche misura il mio lavoro. Viaggiare sia
nel sociale, sia nel politico effettivamente, sia negli aspetti anche, come dire, filosofici, no? Nel caso appunto anche e mistici, direi, insomma, perché nel caso del titolo di questa mostra, Ascoltavo una musica rivoluzionaria, che nasce proprio dalla, come dire, dalla riflessione di questo poeta Alexander Bloch, che dice appunto: ascoltate questa musica rivoluzionaria. Io do una serie di risposte, insomma, non c'è solo ascoltavo, ma anche ho ascoltato una musica rivoluzionaria, quindi ci sono 3-4 risposte che cerco di dare. Ma la cosa che mi ha colpito, ecco, di questo poeta, appunto, ascoltate questa musica rivoluzionaria, ma il suo atteggiamento, come dire, lirico, non è cioè, voglio dire, la rivoluzione non si può ascoltare, no, si fa. Lui dice: ascoltate, e poi le sue poesie, no? I 12 rivoluzionari, che però sono i 12 apostoli, quindi una sorta di misticismo collegato alla rivoluzione, in questo caso proprio alla cultura russa, che è molto, no? Veramente molto vicina a tutto questo. E quindi, ecco, viaggiare tra questi elementi, quindi non e trovare una coerenza, non nella come dire, appunto, il poeta poi può essere la linea, può essere appunto, come mi è capitato di fare, come ho anche realizzato un'opera che si intitola Come una linea d'orizzonte, no? Anche in questo caso nasce dalla quest'opera, che è una scritta come questa che possiamo vedere, Ascoltavo una musica rivoluzionaria, che è legata proprio alla, in questo caso, anche a una lezione che dovevo realizzare con gli studenti sulla linea, cioè fargli capire, no? che cos'è una linea disegnata, no? E allora la riflessione, la lezione si chiamava non come una linea d'orizzonte, ma linea, due punti, come una linea d'orizzonte, ed era proprio una riflessione, osservando, no, la linea d'orizzonte, ecco, la percepiamo, la vediamo, c'è, non si può dire, però non c'è, no? non esiste. Allora nel disegno avviene quasi la cosa opposta, si fa la linea, si costruisce la linea, ma questa linea è come se non ci dovesse essere, e la magia sta proprio in questa come dire, in questa operazione. Quindi io unisco in qualche modo, ecco, non posso dissociare l'essere, come dire, anche docente e l'essere artista, insomma, per me, ecco, sono elementi che in qualche modo si collegano. All'interno di questa visione, come si connette la ricerca artistica con quella scientifica, tecnologica, che possiamo notare in alcune opere di Marco, come per esempio l'utilizzo di Arduino all'interno di alcune opere? Allora, dal mio punto di vista, la scienza per Marco Brandizzi è un mezzo e non è un fine, è uno strumento che fornisce un metodo, appunto, perché la parte progettuale è fondamentale anche, e quindi non è semplicemente quello di formalizzare la ricerca scientifica, di dargli un attributo decorativo, ci mancherebbe, è la messa in pratica di un'idea, quindi una sua verifica empirica. È per quello che non vedo l'opportunità di scindere in due parti il progetto e la sua realizzazione, perché la realizzazione è la verifica delle potenzialità del progetto, ma è il progetto intrinsecamente artistico che si estrinseca nella sua realizzazione. E quindi la scienza è anche quella che dà una disciplina, è quella che ci mette di fronte ai tentativi e agli errori, alle verifiche. E nel caso di Arduino è quasi metaforica la presenza della scienza,
che assume in sé questo ruolo di dimostrare intanto l'aspetto rudimentale, anzi, correggimi se sbaglio Marco, ma hai addirittura programmato Arduino per rallentarlo ulteriormente, quindi non è prestazionale, non è quello che gli interessava. Esatto, quindi è ancora una volta uno strumento espressivo, fa parte della sua grammatica, e usa la scienza, cioè, come dico fin dall'inizio, non fa delle riflessioni sul funzionamento dell'arte inteso come composizione, come colore, come stimolazione emotiva, ma sulla funzione dell'arte, e usa ciò che gli interessa, e la contemporaneità, l'attualità, o meglio la tarda modernità, perché poi diciamo anche questo, che il soggetto di questa mostra analizza ciò che è stato lo sviluppo di una certa visione della modernità durante il XX secolo. Cioè la rivoluzione in questo caso era quello che si pensava la proiezione verso il progresso. E quindi il fallimento, anche come dire, è imposto ad Arduino, leggiamolo appunto in maniera metaforica, perché comunque la lenta costruzione del significato, le parole che si spostano e si vede, no? Il fatto che ogni tanto poi qualcuno accadesse che si dovesse riposizionare, era una presa d'atto verso proprio la farraginosità, no? di questa impostazione modernista, anche del rigore istituzionale, del controllo, e quindi, ripeto, la scienza in questo caso va interpretata non in maniera presuntuosa come l'artista che si inventa scienziato, ma dell'artista che sceglie consapevolmente strumenti eterogenei per la sua espressione, tra i quali anche la scienza. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sulla lentezza, CNC machine, è anche un valore di obbligare, tra virgolette, alla riflessione, perché questa macchina, no, costruisce un po' come anche l'unica opera presente in mostra, che è del 91, immagine CNN, dove c'è anche lì una serie di scritture dovute proprio ai commenti televisivi durante la prima guerra nel Golfo, guerra televisiva, no? Tutti attaccati al televisore, ma non c'erano immagini, no? C'erano solo queste immagini notturne, molto evocative, con queste luci così, ma erano i commentatori che creavano, immagino, che creavano il racconto. Allora ho obbligato in qualche modo, scrivendo quindi questo testo, ho obbligato a riflettere in qualche misura su questo, quindi il testo scritto è su questo. Anche in questo caso la macchina, che sostanzialmente è un manoscritto, proprio per i motivi che dicevo prima, le lettere sono tridimensionali, quindi si entra nella parola, quindi anche questo è un atto di lentezza molto, molto importante, perché nel momento che scrivi e tridimensionalmente popolo, non puoi non pensare e riflettere su questa parola. Ecco, questa macchina costruisce in questo caso un modulo, le mie opere, insomma queste opere qui, come anche Tavolo Perimetro, sono dei moduli che uno poi modifica in funzione dello spazio, di quello che insomma con cui si deve confrontare. In questo caso crea delle categorie, la categoria di spazio, di popolo e di identità, su cui poi si forma un po' tutto il mio lavoro, cioè questa idea, dicevo prima, la linea d'orizzonte, ma la linea d'orizzonte è fa pensare, evoca il perimetro, il confine. E noi di solito, no, al confine o si dà una motivazione positiva o si dà una motivazione negativa, ma in realtà, ecco, può essere tutte e due, cioè perimetrare un pensiero, un atto straordinario, no?
E allora ecco il tavolo perimetro, e la definizione di spazio, spazio di possesso, di ostilità, spazio lodato, popolo, nazione, emozione, opinione, identità, perimetro, soggetto, oggetto. Ecco, sono tutti elementi che insomma fanno parte in questo caso della macchina in movimento, che deve essere lenta proprio per questo motivo qui, insomma, che vuole obbligare in qualche modo alla riflessione, alla lentezza, che dovrebbe essere l'elemento, è l'elemento che dà profondità. Ecco, per me poi è questo, in questo senso per me il testo di Berniola Contro la comunicazione è un testo fondamentale per questo motivo qui, perché mette il pensiero artistico come pensiero profondo al centro proprio della cultura, e penso che in questo momento ci sia assoluto bisogno di questo. Grazie. Maurizio, volevo un attimo riprendere quello che dicevi sul quando hai parlato di questa riflessione sulla modernità. In mostra c'erano opere che andavano dal 2001 al 2022, quindi un ventennio. Che tipo di lettura avete portato avanti anche nella parte allestitiva della mostra, visto che appunto le opere comprendevano questo periodo anche abbastanza lungo? Beh, ovviamente il criterio era ascientifico. Io quando iniziai a parlare con Marco dell'ipotesi di ospitare una sua mostra, iniziai diciamo con 2 anni d'anticipo, quindi abbiamo sedimentato diverse discussioni, confronti, ipotesi, ma il dato di partenza fu la folgorazione quando arrivai nel suo studio, che vidi sul muro questa scritta: ascoltavo una musica rivoluzionaria, ed è partita proprio con un brivido epidermico, cioè adesso non vorrei fare la parte del nostalgico, ma questo aspetto che ci fosse la possibilità di ridiscutere lo status quo attraverso la cultura, indipendentemente dagli schieramenti ideologici, non è quello il problema, è dotare la cultura di una possibilità di discussione. E quindi siamo partiti da quello, dal fatto che fosse stato originato da un poeta e non da un politico, da un filosofo, che ha innescato una catena di opere che si sono in un qualche modo assemblate in maniera, non dico autonoma perché davvero sarebbe ridicolmente retorico, ma in maniera molto disinvolta e spontanea, perché ci è voluto, abbiamo, diciamo così, l'aspetto, la premessa discorsiva è stata molto lunga, ma è continuata anche dopo che avevamo già scelto le opere. E per ritornare alla centralità della parola, all'importanza del dialogo, mentre parlavamo già le vedevo collocate in quella disposizione, perciò abbiamo chiaramente disposizione all'interno di Palazzo Lucarini. Abbiamo evitato l'aspetto un po' lugubre della mostra antologica, per ovvi motivi. Siamo ancora vivi e combattivi, no? Quindi mi sembrava. E usare come punteggiatura alcune opere più datate, altre riadattate, come ad esempio la macchina Arduino, e ci è sembrato di utilizzarle a mo' di punteggiatura, era quasi come dire un dispiegamento metrico, come c'è inteso come metrica poetica, all'interno dello spazio. Perciò non era interessante l'attualità, perché la cronaca è già obsoleta nel momento in cui la enunciamo.
e l'arte non si può occupare della, personalmente riteniamo che non si può occupare della, della cronaca. E la persistenza di alcuni temi che sono i temi basilari, quelli che abbiamo detto, spazio, tempo e morale. E quindi poi mettiamo il tempo, che anche non è soltanto il tempo inteso come la, la proiezione verso l'eternità dell'arte, ma anche quello dell'effimero biologico, cioè il fatto che siamo tendenzialmente portati tutti più o meno a scomparire. E questo aspetto esistenziale non è secondario, perciò l'impaginato che ne è uscito è più quello di un diario rapsodico che non quello di una mostra a tema con un programma da dimostrare. E ripeto, ci è piaciuto molto parlare, continuare a parlare per 2 anni su questa mostra, come lo continuiamo a fare adesso, come se non si fosse svolta, perché su questo, diciamo così, coincidiamo. Pensiamo che ogni mostra sia un punto di partenza più che un punto di arrivo, no? Grazie Maurizio. Una domanda per te, Marco. Sempre prendo spunto dal testo di Maurizio, in cui dice: l'arte è una componente essenziale della vita perché crea valori. Ecco, in questo momento storico, che cosa crea l'arte? Che valori crea in questo momento, nel 2024, in questo momento anche critico da un punto di vista sociale, politico? L'arte è un presidio, insomma. Io trovo che sia il termine giusto per definire l'arte. Dicevamo, perché dà profondità, perché sa leggere in qualche modo la realtà in vari... perché crea paradossi, e il paradosso in realtà è un elemento che serve per capire, per comprendere meglio, no? Se io dico coltre di neve... si comprende meglio piuttosto che dire, no, una copertura, una superficie coperta di neve, eccetera, eccetera. Coltre di neve è una metafora, no? Molto, che rende l'idea del freddo, che rende l'idea del calore, coltre. Ecco, quindi l'arte svolge proprio questo ruolo di creare dei livelli sempre più profondi, dicevamo. E poi ecco questa idea del viaggiare, ecco, nel video Santo Sepolcro Sumo, dove, insomma, devo dire, insomma, ecco, dicevo questa idea del confine, non so se sapete, no? Il Santo Sepolcro è un luogo diviso in vari settori. E addirittura il tetto, sul tetto c'era, almeno fino a poco tempo fa, una comunità etiope, con tanto di villaggio, con le pecore, con le capre, e tutto. Quindi era una sorta di micromondo, no? Cioè un macromondo riproposto in piccolo, dove accadono cose indubbiamente di alto livello spirituale, ma anche, insomma, le povertà della realtà. Non a caso, insomma, nel video Santo Sepolcro Sumo si vedono poi gli scontri delle varie comunità che sono all'interno del Santo Sepolcro. E quindi io penso che il nostro compito sia proprio quello di come dire, di utilizzare la metafora, di utilizzare in alcuni casi, se vogliamo, l'ironia, oppure in altri casi proprio l'approfondimento, per cercare di capire. In tutto questo trovo, quindi, guardare la realtà, leggere la realtà, in tutto questo per me deve svolgere un ruolo fondamentale l'artificialità, l'artificio, cioè l'artista deve sapere sempre trasformare in qualche cosa d'altro la realtà. Ecco, questo io penso che sia fondamentale. Quindi il mio modo di lavorare è proprio cercando di togliere la suggestione comunque c'è sempre quando un pensiero, insomma, c'è la suggestione,
però ci sono vari livelli di suggestione. Io per esempio a un certo punto nel mio lavoro ho tolto i vetri, ho tolto l'uso della vetroresina color pelle sostanzialmente, so che è bello, no? Un vetro, una velatura, sappiamo che sono qualche cosa, ma a favore dell'uso del grigio, quindi apparentemente di un non colore, e l'uso parziale, molto parziale, solo in alcuni punti per riportare l'attenzione del rosso oppure del bianco, insomma, in quel caso insomma solo il bianco. Quindi ecco la mia attenzione è proprio su questi elementi, e questo in maniera sistematica, cioè dal 95, da dopo la biennale, quindi dove cioè non è che non ritengo validi i lavori, ma a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di questo passaggio essenziale, quindi sì, la suggestione, perché l'artista lavora su questo, ma ecco, insomma, quali livelli di suggestione? Ecco, io trovo che questo sia essenziale, perché ci sono le scorciatoie, per cui ecco, alcuni pensieri partono proprio dal presupposto della realtà, in qualche modo è più imprevedibile della finzione, quindi è più artistica. Ecco, io in qualche modo parto un po' dal presupposto inverso. Ecco, l'artificialità trovo che sia proprio un elemento fondamentale. Grazie. E Maurizio, ti faccio la stessa domanda, ma aggiungendo un'altra componente che leggevo nel testo di Mara, ovvero quando a un certo punto Mara afferma che Marco è un artista del reale. Allora, creare valori significa trovare quell'increspatura nel reale che ti permette di rendere esemplare, perciò condivisibile, quella che è l'operazione dell'artista. Il reale è una materia scivolosa, perché è un dato oggettivo, ma non è detto che sia letto nello stesso modo da tutti. E i processi di pensiero di Marco non sono processi astratti, nel senso che non è portato all'espressione della sua interiorità. Non è la sua arte non è un'interfaccia introspettiva. Lavora su quello che ho detto, il contesto, la trama di un contesto che è estremamente variegata, nel senso che non è soltanto l'attualità, ma è anche la storia. Quindi parte dalla rielaborazione di un elemento concreto, che sia storico o comunque che sia in atto, e appunto nel manipolarlo, nell'attribuirgli questo coefficiente pratico, pragmatico, vero e proprio di manipolazione, realizza qualcosa che va ad incidere sulla biografia di ciascuno di noi. Maniera chiaramente minima, non è che provoca degli sconvolgimenti, però è quell'increspatura, quel piccolo inceppo che ci permette di uscire da una mostra, la sua, ma in generale, lievemente cambiati rispetto a come siamo entrati. Non è necessariamente evolutivo, non è che devi per forza uscirne migliore, no? Questo è un modo brutto che ci ricorda tempi bui, ma sicuramente non sei come prima, e questo secondo me è un valore. Un valore è una possibilità, una potenzialità, è una, ripeto ancora una volta, un'apertura e non una chiusura su qualcosa di definito da contemplare in maniera passiva soltanto per il suo aspetto, per la sua piacevolezza.
grazie. E, beh, abbiamo messo tanta carne sul fuoco e quindi adesso mi piacerebbe sapere da qualcuno di voi se ha tutto quello che abbiamo detto vi ha suscitato qualche domanda, qualche riflessione, anche proprio partendo da quello che diceva Maurizio, cioè una mostra, uscendo da una qualsiasi mostra, cosa, cioè, ci possiamo domandare come sono io adesso, che cosa mi ha lasciato, cosa mi porto dietro. E quindi non so se qualcuno di voi, noi siamo molto interessati a conoscere il vostro pensiero rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, senza timori, se qualcuno ha qualche, ci vuole dire qualcosa. Sì, prego. Sì. Sì, termine pulizia del pensiero, cioè un termine, cioè volevo dire in qualche modo complessità del pensiero, ecco, questo era il termine forse più giusto, pulizia, perché a me mi appare pulizia, cioè nel senso chiaro, ecco, in questo senso qui mi appare chiaro, quindi poi riesco in qualche modo, quindi in questo senso intendevo dire, come dire, pulizia del pensiero, a un certo punto nella testa, no, ti appare come deve essere, poi ti confronti con la materia e comincia a dialogare, insomma, e quindi intendo dire sì, complessità del pensiero, no? Nel senso che poi sì, per me è importante in realtà uscire con un punto interrogativo, non con un punto esclamativo, quindi ecco, non intendo dire pensiero chiaro, ecco, in questo senso qui, proprio c'è una chiarezza interna per cui poi realizzi il lavoro, quindi trovi ciò che devi togliere, sottrarre, mettere, e quindi questa operazione qui deve essere un'operazione, come dire, deve apparire come un'operazione chiara, cioè quando si guarda il lavoro, no? Il lavoro, allora l'intento in qualche modo è questo, la complessità del lavoro è l'altro, il punto interrogativo è l'altro elemento, cioè l'artista, così come io penso l'intellettuale, il filosofo devono creare punti interrogativi, devono ecco, quindi non essere espliciti e categorici nel loro pensiero. Artisti che mi hanno ispirato, è chiaro, da ragazzo, insomma, come dire, ho guardato con molta attenzione tanti artisti che sono stati, insomma, importanti sicuramente. Sì, devo dire che una parte importante è stato vedere, scoprire un po' il lavoro, cioè questo da ragazzo ovviamente, il lavoro di Mario Merzo è stato importante per me, cioè queste strutture, questi glow che sembravano quasi, no, delle cupole rinascimentali in qualche misura, e questa scritta, ecco, quell'opera, cioè l'Iglo Jap di Mario Merzo per me è stato importante perché è un'opera al tempo stesso politica ma antiretorica, assolutamente antiretorica, no? Se il nemico arretra perde, cioè si legge lo spazio, se il nemico arretra perde terreno, se avanza perde forza, ecco, devo dire quell'opera è stata importante per capire un pochettino come si può realizzare un'opera politica senza fare un qualcosa di ideologico, e quell'opera la trovo sempre, insomma, come dire, straordinaria, no? La spirale che trae forza, non come la spirale, diciamo, classica, no? Quindi il centro che va verso l'esterno, ma l'esterno che va verso il centro, no? E quindi tutto questo è, insomma, trovo che sia
che sia, quindi sì, questo. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Io ho una curiosità. Sì. In che materiali sono fatte le scritte? Ah sì, allora sì. A proposito di tecnologia, allora un materiale che ho scoperto, insomma una gomma bicomponente che si utilizza come la creta sostanzialmente. Io ho immesso del pigmento nero, ho immesso della polvere di cenere di olivo, ma semplicemente non perché dava il colore, ma perché dava il grigio comunque della bruciatura, della cos'è. E quindi è gomma bicomponente che si tratta, che si lavora come la creta, però dopo a un certo punto non si indurisce, perché appunto si indurisce nel senso che non può essere più lavorabile, ma rimane diciamo morbida come la gomma. Ora quest'atto di fare così quando si fa la scritta è quello un po' che dicevo precedentemente, cioè è un atto concettuale e diciamo estremamente importante. Si entra nel momento stesso che scrivi come una linea, come voglio dire appunto, vabbè adesso non mi viene ascoltavo appunto una musica rivoluzionaria, ecco, nel momento che la stai facendo questa scritta non la stai scrivendo ma la stai costruendo come una scultura sostanzialmente, come un bassorilievo. Bene, quest'atto significa proprio, come dire, entrare in quella parola. Quindi questo materiale qui mi ha aiutato in questa direzione qui. Mentre invece assolutamente, per questo dicevo che anche le scritte che sono all'interno, sì, certo, anche le scritte che sono all'interno appunto della CNC machine, quello è un manoscritto, nel senso proprio che è stato fatto, ma perché potevo anche farlo, no, con altri materiali, con altre cose, ma è fatto prima con la creta in quel caso, e poi è stato fatto il calco e poi è stata fatta la colatura di questa gomma, in quel caso la colatura. Non perché le scritte sono troppo piccole, quindi sì, insomma è proprio un manoscritto, insomma, veramente, anche per la lentezza del movimento. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, direi che abbiamo sviscerato in maniera abbastanza dettagliata il catalogo e anche le opere. No, se non ci sono altri interventi o curiosità, direi che possiamo anche chiudere qui la serata, no? Non so se qualcuno ha qualche altra curiosità. Comunque intanto volevo dire che i cataloghi sono disponibili qui all'Aquila, alla libreria Colacchi, e quindi li trovate in vendita direttamente lì. Vuoi aggiungere qualcosa invece tu, Marco? No, posso solo ringraziare. Volevo ringraziare le ragazze e i ragazzi che mi hanno aiutato a montare la mostra nel 2022. Veramente è stato un lavoro, diciamo, collettivo, veramente molto, molto bello. E quindi volevo ringraziare, oltre che chiaramente il Maxi L'Aquila che ci ha ospitato, e Palazzo Lucarini per tutto quello che ha fatto, e soprattutto voi anche, insomma, che siete qui. Grazie. Grazie a tutti, allora.